Siamo qua con Massi Pipitone, grande comico italiano, tra i protagonisti assolutamente dei programmi più famosi in TV della comicità. Sei qui per questo grande evento di sport e spettacolo dedicato ai bambini e dedicato appunto anche al mondo dello sport. Sì. Tu sei tifoso? Io sono tifoso della tavola ormai, di recente sono diventato tifoso della tavola, come si può evincere anche dalla... insomma dal gonfiore della maglietta. Non fa difetto la maglietta, è quello che c'è dentro che ormai è difettato, si può dire. No, beh, simpatizzavo fino a qualche anno fa, ero un simpatizzante, molto molto simpatizzante della Juventus, ma se mi chiedi la formazione per me c'è ancora Platini, Tacconi, quindi qualche anno fa. Qualche anno fa. E poi cosa è successo? Ma è successo che, non lo so, mi sono dedicato in primis alla musica e spettacolo. Senti, questi eventi per i bambini come li trovi? Li trovo molto costruttivi, sono importanti perché come ho sentito dire da qualche mio collega prima, nelle precedenti interviste, effettivamente insomma lo sport quando viene praticato sin da piccoli comunque si aiuta a disciplinarsi, e questa è una cosa molto molto importante. Cosa ti auguri ed auguri agli sportivi e non per il 2016? Ma intanto, con tutto quello che si sente dire, purtroppo auguriamo un po' di onestà a tutti quanti, auguriamo un po' di applicazione, quella giusta. C'è qualcuno che ride come per dire, ma potevi dire la cazzata, che poi magari corrisponde alla verità. No, beh, cosa ci auguriamo? Ci auguriamo che lo sport venga praticato, sì, e venga praticato nel modo più onesto possibile, e poi corretto. Anche alla tifoseria mi rivolgo e dico, ragazzi, andate a vedervi la partita, sfogatevi, ma con le urla, non con le mani o altre robe, cercate di stare tranquilli. Dove troveremo Massi Pipitone nel 2016? A casa mia, cercare di studiare qualche pezzo nuovo da chissà. Quindi però tutti ti amano, ti hanno amato, ti ameranno, anche spero in futuro. Ma auguriamoci. Per il ruolo di Tony. Ma nero, sono incazzato nero, ma nero. Insomma, le discoteche sono cambiate, ma non sono cambiate solo le discoteche, sono cambiate un sacco di cose, veramente tante tante cose. Per esempio i cinema, non ci sono più cinema di una volta, ora hanno fatto i multisala. Andando a multisala, signori, io sono entrato la prima volta e gli faccio al signore, scusi, vorrei vedere Avatar, questa mi guarda e mi fa in 3D? Signorina, se ce n'è uno che dura di meno, sinceramente, se non avete capito ve lo spiego, 3D, 3 giorni, queste cose qua.